Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono tornati insieme? È questa la domanda che si stanno ponendo gli appassionati di Temptation Island VIP da qualche giorno, e più precisamente da quando sul web hanno iniziato a circolare foto e video di un evento al quale hanno partecipato entrambi, video. Gli sguardi complici e i sorrisi che i due ragazzi si sarebbero scambiati, farebbero pensare ad un riavvicinamento e, in effetti, stando ad un ultimo gossip emerso sul loro conto, pare che la coppia stia tentando di ricostruire il suo rapporto. Infatti, pare che il figlio di Walter Zenga e la bella marchigiana siano volati a Barcellona per suggellare il loro ritorno di fiamma. I due giovani di nuovo complici dopo Temptation Island VIP qualche giorno fa, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra hanno presenziato ad un evento a Napoli, durante il quale si sarebbero mostrati nuovamente insieme e complici dopo la rottura consumatasi a Temptation Island VIP. Durante la sfilata di Coco Nuda alla quale hanno preso parte molti ex protagonisti del reality di Canale 5, i due giovani sono stati avvistati mentre chiacchieravano serenamente e si scambiavano dolci occhiate, trascorrendo gran parte della serata seduti l'uno accanto all'altra. Proprio mentre sul web impazza il gossip su un presunto riavvicinamento tra il figlio dell'ex portiere dell'Inter e l'ex fidanzata, la pagina Instagram di Spise ha aggiunto un dettaglio piuttosto interessante. Sembra, infatti, che dopo essersi incontrati nel capoluogo campano, Andrea e Alessandra si siano separati temporaneamente, con la ragazza che sarebbe rimasta con Nilufar e Ursula in città, mentre il giovane sarebbe andato a seguire una partita di calcio a Reggio Emilia insieme a Patrick Baldassarri. Oggi, martedì 13 novembre, Zenga e la Sgolastra hanno fatto ricorso ai rispettivi account social per informare i follower di essere in partenza verso una destinazione sconosciuta. I due ex concorrenti di Temptation Island VIP hanno fatto credere di aver intrapreso dei viaggi separatamente, ma la realtà sarebbe ben diversa. Infatti, pare proprio che gli ex fidanzati si siano diretti insieme a Barcellona, la bellissima città spagnola che starebbe facendo da cornice al loro atteso riavvicinamento. Zenga perdona la sbandata di Alessandra per Andrea Cerioli. Oltre alla soffiata di Spise, pochi minuti fa anche il blog Il Vicolo delle News si è occupato del viaggio all'estero che Andrea e Alessandra si sarebbero concessi insieme, riportando anche alcune foto che mostrerebbero la coppia a bordo dell'aereo diretto verso la città catalana, sul quale si sarebbero imbarcati intorno alle 1350 di oggi. La complicità mostrata alla sfilata di Coco Nuda e la fuga in Spagna di poche ore fa, sono gli indizi che fanno sempre più propendere verso un presunto ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Temptation Island VIP. Già un po' di tempo fa, in un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, il ragazzo aveva confessato di essere pronto a dare una seconda chance alla marchigiana. Video. Inoltre, da quando Andrea Cerioli è diventato cronista, le probabilità di rivedere insieme i due giovani sono sensibilmente aumentate.